Partiamo dall'andata e ritorno di questa pazza sfida. Intanto, come l'ha vissuta? Come mai? Cosa succede alla Roma? No, non succede niente. Ho detto che è un prodotto televisivo la Roma, perché ogni volta produce spettacolo in senso positivo e in senso negativo. Però la partita di questa sera, devo dire che ci ha detto anche cose importanti rispetto alla tenuta psicologica di un gruppo, oltre che tecnica, perché subire due gol così, che fa caldo era un déjà vu, perché era già successo là a Leverkusen, quindi subire due gol, andare subito sul 2-2 e poi rimanere in campo cercando comunque di fare la partita con gli stessi temi e le stesse caratteristiche che avevamo così cercato nel primo tempo, è stato molto difficile. Allora io non ho già discusso con l'allenatore, dobbiamo prendere atto di questo e capitalizzare quello che è successo oggi. Naturalmente ho già detto che noi non ci vuole un allenatore, qui ci vuole un ingegnere elettronico, perché a noi ci saltano le sinapsi, vanno in cortocircuito le sinapsi e non è l'allenatore che le può aggiustare. L'allenatore può aggiustare questioni tattiche, questioni le sostituzioni eccetera, ma quando saltano i circuiti l'allenatore può poco. Le difficoltà difensive di questa squadra.